ragazzi, benvenuti in un nuovo video svuota la spesa MD. Siamo appena tornati a fare la spesa. Allora, abbiamo pagato 72,65 euro. Abbiamo fatto un po' di rifornimento perché insomma effettivamente il frigo insomma un po' tutto piangeva. Allora, partiamo subito, vabbè, da quello che ho fuori. 250 tovaglioli, questi qua della Flu, perché c'erano terminati, quindi stavano appunto terminando, quindi li ho presi. Poi non lo vedete, ma abbiamo preso dell'acqua demineralizzata perché mi serve per appunto stirare e la stavo terminando, per non fare troppi giri l'ho presa lì, e poi una cassa d'acqua Sant'Anna delle bottiglie, quelle da 2 litri. Fate un po' random, le solite nostre ricottine senza lattosio, queste mi sembrano vengono 79 centesimi. Poi abbiamo preso un po' di yogurt, ma hanno preso questi qua, yogurt greco, mele, cannella e mirtillo, sempre sui 79 centesimi? No, sì. No, sempre 79 centesimi. Poi io ho preso qualche yogurt di questi qua sfusi, 2 al cocco e 1 ai frutti di bosco, questi vengono 22 centesimi a barattolino. Questi li usiamo per fare colazione, non c'è bisogno del tuo commento extra. Stiamo di quelle serie, quelle... anni 90 che ci stanno gli applausi sotto, le cose. Va bene, tu fai i commenti sotto. Ok. Poi Naturella senza lattosio, quindi il Simis Philadelphia, 79 centesimi. Così non finiamo più. Poi mi sembra sempre sui 79 le sottilette queste senza lattosio. Dai, amore. Poi in offerta 59 centesimi da volantino. Ho voluto prendere questi panini per hot dog, posso essere sempre comodi, uno o ci fa lo dog oppure magari il panino insomma così può servire. Abbiamo ripreso le piadine. Ho preso dell'affettato per me, quindi ho preso il prosciutto cotto, c'era in offerta questa linea qua, 99 centesimi al pezzo, e sono 150 grammi, quindi 1,5 litri a confezione. Poi i nostri granetti, questi qua friabili, 79 centesimi, e sempre 79, se non sbaglio, viene anche il pan bauletto, cioè il fin pan bauletto, che è questo qua di lacca bianca, pare di grano duro. Abbiamo preso il lievito di birra perché domani facciamo la pizza o la birra o la birra. Poi abbiamo ripreso pomodorini, questi qua li prendiamo spesso, questa volta li utilizziamo adesso, si mette subito insomma ad utilizzarli perché abbiamo una delle ricottine, quella che vi ho mostrato, dobbiamo utilizzarla perché è in scadenza. Faremo pasta con i pomodorini insomma fatti in padella e aggiungiamo qua la ricotta, quindi faremo quello oggi per cena. Poi in offerta 1,49 a confezione saranno le fragole, quindi mi sono presa una confezione di fragole. E poi per quanto riguarda frutta e verdura, 2 mele di numero proprio le ho prese, tanto sapete che mangio solamente io. Poi abbiamo preso dei peperoni, vediamo che prezzi hanno. No, per 19. Peperoni, no, 2,99 al chilo. Quindi abbiamo pagato, sì, infatti abbiamo preso un chilo, 2,90. Ok, 2,99. Poi abbiamo preso un sacco di patate, bottiglia di Coca-Cola, questa qua da 1,75 litri. Poi mi hanno ripreso questo vino che aveva preso già l'altra volta, che insomma gli era pure piaciuto, mi sembra forse 2,99 questo, è il Vernaccia di San Gimignano. La Vernaccia, scusate. Ho preso una Schweppes gusto agrumi, per fare i cocktail. Poi ho preso 2 confezioni di latte Zimil, mi sembra sta 1,49 euro l'MD, prezzo regolare. Poi sapete Emanuele passione polpa, questa qua di frutta, che è l'unico modo che insomma per fargli assumere un po' di frutta, quindi sono contenta che se la prende. Sono le mousse di polpa mela e pera, mela e banana, e mela e banana ha preso. E ho preso 2 confezioni di Coca-Cola zero zuccheri per me, queste qua ogni tanto, a parte che magari quella volta alla settimana che facciamo la pizza magari me la apro, e poi ogni tanto con il discorso del
dell'acido, insomma, bere un pochino di Coca-Cola mi aiuta, non ne soffro moltissimo, però insomma quando mi capita mi aiuta il goccettino di Coca-Cola, insomma. Poi ho preso questa confezione qui di wafer, sono tutti pacchettini, sono 10 pacchettini tutti separati. Poi abbiamo preso filetti questi di branzino, li abbiamo insomma già presi, viene 4,99 euro, sono 250 grammi sgocciolati. Che li abbiamo presi? Perché li abbiamo presi? Perché dobbiamo fare un bel branzino. Guarda, vabbè. Poi Manu ha preso questa Weiss, era in offerta su Volantino, c'era tipo la festa della birra, insomma, c'erano diverse birre in offerta, si è preso, per non esagerare, visto che tra vini e birre sta ben piazzato, si è preso giusto questa qui. Poi abbiamo preso del tonno questi qua Poseidon, che prendiamo spesso all'olio di oliva, questi vengono 1,99 alla confezione. Poi abbiamo ripreso pasta fresca, giusto una confezione perché abbiamo anche i tortellini freschi ancora da utilizzare, e strozzabredi, questa qua. Poi un'altra confezione, una confezione di pancetta affumicata che abbiamo terminato. Una confezione di panna senza lattosio. L'unica pecca dell'MD è che non fa le confezioni di panna senza lattosio, quelle più piccoline, quelle di solito vengono vendute a pacchi da 3, che invece sono comodissime essendo in due, insomma, perché quella ne apri una alla volta, mentre questa non è che la utilizzi tutta perché è troppa. Comunque abbiamo preso giusto una confezione perché l'avevamo terminata. Questa volta Manu, per fare la pizza, ha voluto prendere la mozzarella per pizza. È un chilo e viene 4,99. Fateci sapere se voi l'avete utilizzata, come vi è sembrata, come è venuta poi la pizza, sopra la pizza. Noi non l'abbiamo mai presa. E poi un chilo di farina, questa qua 00. Ok, proseguiamo. Le solite uova che prendiamo sempre sono 6 uova fresche grandissime da allevamento a terra. Poi abbiamo preso un bel po' di zucchine. Le zucchine erano 1,39 euro al chilo. Abbiamo preso un bel sacchetto, insomma, di zucchine, anche le usiamo spesso e volentieri. Abbiamo ripreso una melanzana e poi abbiamo preso anche 2 finocchi che non li facciamo molto volentieri al forno con il pan grattato e il parmigiano, vengono veramente buonissime. E poi per finire abbiamo preso della carne, semplicemente queste bistecchine qua, sono bistecca di lombo di bovino, queste qua, stava a 17,99 al chilo. E poi abbiamo preso il petto di pollo a fette aia, 11,99 al chilo, questo qua. E questo è tutto, ragazzi, abbiamo mostrato tutto, quindi in totale, come vi dicevo, abbiamo speso 72,65 euro, però abbiamo fatto un po' di rifornimento, soprattutto per le cose di fresche, di frigo, il latte, insomma, queste cose ci sono terminate, qualche aggiunta di pesce e di carne, perché comunque qualcosa nel freezer ancora c'è. Fatemi sapere se questi prodotti che vi ho mostrato voi li utilizzate e come vi trovate, fateci sapere come vi siete trovati, se l'avete provato, questa mozzarella qua, fatta apposta per la pizza. Io vi mando un bacio grandissimo e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!